presto della primavera, come dicevamo prima, fa venire voglia ovviamente di mare, anche di montagna, no? Tutto bello. Ma come proteggiamo i nostri occhi dai raggi solari? Naturalmente gli occhiali. Ma ne parliamo con il dottor Walter Calcatelli. Buongiorno. Buongiorno. Direttore oculista dell'oculistica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma. Buongiorno. 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 Allora iniziamo subito con la prima domanda. Al di là dell'aspetto estetico, in base a quali caratteristiche dobbiamo preferire un occhiale piuttosto che un altro? Beh, allora noi dobbiamo innanzitutto ricordare che quando scegliamo un occhiale da sole, scegliamo un occhiale che deve proteggere i nostri occhi dai raggi ultravioletti. Per cui, come ci dice l'Unione Europea, che gli occhiali da sole li considera un DP, un dispositivo di protezione individuale, quindi andiamo a controllare se la lente ha un buon assorbimento di raggi ultravioletti, bisogna scegliere bene il colore dell'occhiale, bisogna scegliere anche la capacità che ha la lente di filtrare i nostri raggi luminosi, per cui possiamo scegliere una lente più chiara, più scura, come ci indirizziamo nella scelta di questo occhiale, anche per le esigenze per cui compriamo i nostri occhiali. Allora, se dobbiamo utilizzare l'occhiale di giorno, magari anche l'inverno, sceglieremo alcune tipologie. Se utilizziamo degli occhiali sulla neve, al mare, allora avremo delle opportunità diverse. È meglio preferire delle lenti polarizzate, per esempio? Beh, io direi di sì, perché il filtro polarizzato in pratica elimina tutti quei riflessi che possono causare l'abbagliamento. Che cos'è la polarizzazione? I raggi luminosi arrivano in maniera disordinata sul terreno. Quando incontrano una superficie liscia vengono riflessi, e le lenti polarizzate, attraverso un filtro polarizzante si chiama, esercitano un'azione di filtraggio, nel senso che funzionano come una tenda veneziana, lasciano passare i raggi luminosi buoni, quelli che ci permettono di osservare immagini, certo, ed eliminano i raggi luminosi che ci danno l'abbagliamento. E in assenza di patologie, cioè che tipo di gradazione è preferibile scegliere? Ma diciamo che le nostre lenti da sole hanno una delle categorie che vanno da 0 a 4 a seconda della capacità che hanno di filtrare la luce, per cui sceglieremo un occhiale più chiaro, magari per metterlo anche negli ambienti chiusi, un occhiale poi con una progressione di capacità oscurante man mano che li utilizziamo in ambienti aperti, in ambienti dove ci sono delle distese, per esempio sulla neve, delle distese d'acqua, sull'asfalto, dove ci sono tanti riflessi. Invece, al contrario, se dovessimo avere delle patologie, se abbiamo delle patologie, la miopia, per esempio, insomma, piuttosto che altre, sì, allora, intanto se abbiamo dei pazienti con dei nei sul fondo oculare, è bene che utilizzino gli occhiali da sole. Ci sono poi delle lenti cosiddette fotoselettive, che vengono utilizzate soprattutto per i pazienti che hanno la degenerazione maculare, e poi in genere le lenti marroni vengono preferite dai miopi, mentre le lenti verdi vengono preferite dagli ipermetropi, per una questione di lunghezza d'onda proprio del colore. E invece per i bambini come ci dobbiamo comportare? Perché magari allora, si vedono delle volte proprio dei bambini piccoli piccoli con, certo, gli occhiali da sole, occhiali. Va bene o no? Beh, io direi che va bene, perché i bambini sono i nostri pazientini fragili, per cui come proteggiamo un bambino dal sole per la pelle, e così li dobbiamo proteggere anche per gli occhi. Ovviamente il bambino gioca molto all'aria aperta, lo portiamo al mare, lo portiamo in montagna, in tutte quelle situazioni possiamo utilizzare degli occhialini, oggi ce ne sono di tanti tipi, anche molto flessibili, per cui una volta si temeva che il bambino si facesse male con gli occhiali, ma adesso questo non succede più. Grazie a Walter Calcatelli.